Mercato Juventus ci risulta essere molto complicata la pista di Yemi, è una notizia che ci è arrivata oggi in redazione, molto complicato portarlo via da Dortmund perché la cifra che chiede la formazione tedesca è molto alta, così come la cifra che chiede il Porto per Galeno, esterno molto interessante. Ecco perché c'è questa nuova voce che circola, sicuramente attendibile. Alla Juventus piace Nico Gonzalez, giocatore argentino che milita la Fiorentina dal 2021, arrivò dallo Stoccarda. Nico Gonzalez, che potremmo ipoteticamente incastonare lì nello scacchiere Juve, no? Sulla destra, dove ci sarebbe stato Chiesa, e l'anno scorso c'era Chiesa, di Chiesa parleremo tra poco. Nico Gonzalez, che è un mancino, quindi da destra potrebbe rientrare e andare al tiro. Ezio, non ti vedo, non colgo troppo entusiasmo da parte tua, e nell'affare chiudo, potrebbe rientrare McKennie. Non è una cosa che mi scalda, cioè, con tutto il rispetto, Nico Gonzalez in una Juventus che vuole tornare a vincere e magari provare anche di andare avanti in campo internazionale, non mi sembra un nome che possa farti fare un grande salto di qualità. Poi è da vedere. Hai citato anche McKennie. Con McKennie abbiamo sentito in una sua intervista che quando è tornato era stato praticamente messo fuori squadra, non aveva neanche più l'armadietto, quindi Non qualcosa. prendi più, prendi molto meno di 20 milioni di euro per McKennie. Sì, Molto, molto meno. Mica ma non andrei a 25. spendere tutti quei soldi su Nico Gonzalez, perché si parla di 40, allora a questo punto. È giusta la valutazione di 60 o oltre per Commeiders se Nico Gonzalez ne vale 40. Però Nelle ultime ripeto. stagioni in Serie A, guarda, giusto per darti un ausilio con i numeri, in Serie A. Sì. 33 presenze, 7 gol il primo anno, 24 presenze, 6 gol il secondo, infortunio, 29 presenze, 12 gol il terzo. Ricordo anche che tira i rigori, a volte li sbaglia, tipo contro l'Inter a Firenze, e non è un attaccante, la classica, no, mezza punta, trequartista, un Sì, giocatore però. offensivo. Invece la Juventus avrebbe bisogno di un attaccante. Ok. L'ideale sarebbe stato Morata al terzo ritorno nella Juventus, perché di fianco a Vlahovic sarebbe stato un attacco perfetto. Come parlavamo prima di Morata con Lukaku, Morata con Vlahovic io li avrei visti benissimo. E mi sognavo un attacco che poteva essere a questo punto Vlahovic-Morata Però lo sai che gioca in modo diverso, Thiago Motta. e Ildiz A che 3, c'è, un attacco a 3, ma un scusami, 4-3-3 con Vlahovic sì. Morata. Ma tu sei convinto che Koopmeiers valga 60 milioni di euro? Secondo me ce ne sono 10, Allora, 12, 13 di di troppo. troppo. Posso essere d'accordo con te, però ormai i giocatori quando No, diventano. ormai se non li compri. Ma sai, questo ha fatto bene. L'Atalanta ha vinto una Nell'Atalanta. coppa, hai ragione, quanti giocatori andati via dall'Atalanta No, hanno ma ne parlo toppato. io, per me l'Atalanta, io la metto addirittura come Però, possibile sai, ha vincitrice dello fatto bene scudetto. tutto l'anno, ha vinto una coppa importante, è chiaro che il gioco di Gasperini probabilmente l'ha L'ha esaltato. esaltato, e io mi auguro che venga alla Juventus e che si trovi ugualmente bene con Thiago Motta e che confermi di essere il giocatore che abbiamo visto in maglia nerazzurra. Nico Gonzalez, Max. Ma sì, so che c'è questa, qualcosa si sta muovendo, anche qualcosa di importante, però devo dirti la verità, io credo che in questo momento Giuntoli si sta muovendo anche a seconda di quelle che sono le indicazioni di Thiago Motta. Quindi o prendi un allenatore, ti fidi di quello che dice, di quello che pensa, di come pensa e segui, diciamo così, le linee guida che ti dà lui sul mercato. Oppure cominci a scontentarlo. Io non credo che il nome Nico Gonzalez sia venuto fuori solamente nella testa di Giuntoli, punto a capo. Io credo Certo. che sia stato condiviso con Thiago Motta e credo che se Thiago Motta sta spingendo la Juventus a comprare e ad acquisire le prestazioni di un giocatore del genere perché ha in mente un qualcosa e perché vede questo giocatore che può soddisfare quello che ha in mente proprio l'allenatore stesso. Quindi,
insomma, o ci si fida di Thiago Motta o non ci si fida. Giuntoli si deve per forza fidare, perché l'ha voluto lui a tutti i costi. Io continuo a ribadire che io mi sarei sicuramente aspettato un'estate diversa dal punto di vista degli allenatori. Io mi sarei aspettato un Milan e Juventus che si contendevano a colpi di offerte Antonio Conte, visto che c'era Antonio Conte a casa. Questo non è avvenuto. Una addirittura andava su Lopeteghi e l'altra si è affacciata, secondo me, con un margine di rischio importante su un allenatore che non ha mai allenato una grande squadra, un grande club. È vero che è stato al Paris Saint Germain a allenare le giovanili, ma allenare le giovanili è una cosa, allenare la prima squadra è un'altra. È vero che ha un carattere importante, però poi quando sei travolto da pressioni e da un ambiente che chiede assolutissimamente il risultato, insomma, poi non ti puoi accontentare di arrivare quarto o quinto, come invece a Bologna hai fatto un qualcosa, che quel quinto posto è un qualcosa di super straordinario, sì, certo. Massimo, di storico addirittura. A me sembra però che bisogna fare, visto che si parla di algoritmi, di intelligenza artificiale, eccetera, il calcio comunque è sempre lo stesso, si gioca a 11, il campo è quello, eccetera. Il Koopmeier probabilmente vale 60 milioni se gioca nell'Atalanta, però poi bisognerebbe cercare di capire, anche perché ci potrebbero essere i motivi e i modi di farlo, se il rendimento, se sarebbe il rendimento se lo dai alla Juve, se va all'estero, o se gioca magari nella Fiorentina. Ma questo, scusa però Furio, sì, ma questo lo dovresti sapere benissimo tu, che persino Maldini, che è un bravissimo, era un bravissimo direttore, è un bravissimo direttore, sì, è caduto su De Ketelaere, per cui ha speso non so quanti soldi, e al Milan per più di 30 milioni visto il nulla, più di 30 milioni, non ho detto che sono 60, però hai comunque fatto un buco nell'acqua, certo, in quell'anno, quindi esatto, questa cosa che hai detto tu è giusta, però ci sono tantissimi punti di domanda, soprattutto per giocatori che non hanno mai militato magari in grandi club, dove le pressioni, lo stadio, la maglietta pesano sicuramente però, molto di più rispetto hai visto a club Maldini, meno importanti. Maldini ha pagato in maniera, secondo me, esagerata, certo, perché infatti, secondo me, anche l'allenatore Pioli poteva avere e ha avuto delle responsabilità sul mancato utilizzo in maniera corretta del giocatore belga. Però appunto poi dopo bisogna pagarli certi errori, cioè bisogna stare attenti, perché c'è una, come tu mi insegni, l'ambientamento, il momento, tante cose, dove almeno per quanto riguarda la cifra, poi tutto il resto è da vedere. Non ho capito, però tu stai dicendo alla Juve non spendere 60 milioni per Koopmeier perché sicuramente stecchi, cioè qual è il nodo? Deve spendere Paolo, meno. Scusa. Sì. Attenzione Paolo, che a me sono arrivate delle voci. Prego. Un po' di giorni prima della partita con il Norimberga, quindi almeno una settimana prima, mi erano arrivate voci che nel momento in cui Dirzé è andato allo United, Calafiori è andato all'Arsenal e Koopmeier sembra tuttora non in procinto di passare alla Juve, ci sia stato già una bella discussione tra Giuntoli e Thiago Motta, quindi questo già determina il fatto che ci sono dietro l'arrivo di Thiago Motta, ci sono delle promesse tecniche che Giuntoli ha speso nei confronti dell'allenatore della Juventus, certo. Secondo me è di fondamentale importanza e da sottolineare, perché poi alla fine, insomma, l'allenatore da qualche parte lo devi accontentare, non devi solo fare, anche perché mi sembra che Thiago Motta non era proprio un allenatore che non aveva richieste, no. Era un allenatore appetito da altri club oltre che dalla Juventus. Ezio, ma prime frizioncine? Mi auguro di no, è chiaro che Massimo è sicuramente molto ben informato, se dice queste cose c'è un fondo di verità. Io spero che tutto si chiarisca, spero che Giuntoli riesca a portare quelle che eventualmente aveva promesso, per non dire garantito, all'allenatore di portarli alla Juventus. E, visto che abbiamo ancora
leggo ancora il nome di Dico Gonzales sullo schermo, dico dopo, sai cos'è che mi puzza in questo momento? Che dopo il colloquio tra Thiago Motta e Chiesa si fa il nome di un giocatore che praticamente fa il ruolo di Chiesa. Sì. Quindi lo vedo sempre più lontano. Ah, dalla perché hai ancora speranze? Io ho ancora speranza. Ah, che si possa sanare la situazione di Chiesa? Io ho ancora speranze che si sblocchi, anche perché se continuano ad aumentare le voci che Chiesa rimarrebbe un anno alla Juventus per poi andare via a parametro zero e da quello me lo che... Lo stai chiamando l'argomento? Allora guarda, cambiamo titolo. E da parliamone. Parliamone, perché noi abbiamo titolato Inter, Marotta, fiuta l'affare Chiesa a parametro zero, perché sono voci che continuano a rincorrersi. Io continuo a sentire dei miei fratelli bianconeri arrabbiatissimi per l'eventuale passaggio a zero all'Inter di Federico Chiesa. Quindi lui, se non rinnova, se rimane, secondo me potrebbe avere una stagione difficile. Poi la piazza di Torino non è, passami il termine, così cattiva nei confronti dei giocatori, però perderebbe un po' sicuramente di stima e di fiducia che abbiamo messo nei suoi confronti. Nei confronti del giocatore stesso. Sì. Max, ti è arrivata questa voce che Marotta stia lavorando un po' ai fianchi di Chiesa per provare a prendersela a parametro zero, come sta facendo spesso e volentieri in questi anni nerazzurri, l'anno prossimo appunto all'Inter? Ma Marotta solitamente lavora molto bene su questi profili. Ecco. Quindi sicuramente avrà già messo il naso all'interno di quello che può essere il rapporto tra Chiesa e la Juventus. Come è giusto che sia e che è giusto che faccia un grande dirigente. Detto questo, io ho ancora nell'orecchio le parole del pranzo che ho fatto con Allegri, il quale mi diceva che Chiesa è un giocatore che, tra virgolette, ancora deve recuperare dal punto di vista, io la chiamo l'arroganza tecnica, non ha ancora recuperato dall'infortunio qualcosa che noi vedevamo nel Chiesa pre-infortunio. Non ce l'ha ancora, e anche il mister, ex mister della Juventus, mi diceva che non vedeva ancora il Chiesa pre-infortunio, e vedeva un Chiesa poco coraggioso, ma non coraggioso nello spirito, naturalmente coraggioso nel fatto che quando ti fai male e vieni fuori da un infortunio importante, c'è il giocatore che recupera pieno, anzi addirittura magari dà qualcosa in più, e c'è quello che invece rimane con un po' di timore sul contrasto. Lui è un giocatore che ha la peculiarità dello strappo, e lo strappo però pretende dalla tua gamba un determinato tipo di risposta. E mi sembra che insomma l'abbiamo visto un po' altalenante il percorso di Chiesa nel dopo infortunio, non solo per altri piccoli problemi muscolari, ma anche per un rendimento che non è stato così bello e costante. Assolutamente sì. No. Ben ritrovati. Allora, continuiamo a disquisire sull'affare Chiesa. Io credo che Furio qualche tempo fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, fosse davvero insospettabile, no? Pensare a una fine di matrimonio tra Juve e Chiesa in questo modo. Cioè, il ragazzo sembra un ragazzo classico, ragazzo faccia pulita, no? Italiano, che sposa la causa. Invece qua siamo ai ferri corti. Reduce, pesanti, fra l'altro, da un europeo, quello di Mancini, dove ha dato tanto, insomma. Certo, era stato uno degli eroi di quella vittoria importantissima. Ma sai, secondo me, io quello che imputo a Chiesa è che è un perfetto costruttore di alibi. E nel senso che, attenzione, stiamo parlando di un infortunio grave, e soprattutto calcisticamente parlando, quindi bisogna avere rispetto. Però poi non è che da questo deve sempre partire qualcosa che può giustificare
Chiesa, e, ma al di là del rendimento, anche i suoi atteggiamenti, che non sempre sono stati, okay, diciamo, consoni alla situazione, e di rispetto nei confronti della società, stiamo parlando della Juventus, dell'allenatore, comunque ce ne sono stati, perché lui non ha avuto solo Allegri, ma anche, penso, qualcun altro prima, e poi in questo Pirlo, momento nei confronti della società, dove reduce da due anni, dove sicuramente il suo, non per colpa sua, ma comunque questo è il calcio, non ha avuto un rendimento sufficiente, guadagni 5 milioni e ne vai a chiedere 7 tramite il tuo procuratore. Questi sono atteggiamenti sbagliati. E la Juventus poi agisce, ne sta tenendo conto, ma non solo la Juventus, perché Chiesa ha in mente il Liverpool, lo so, ma evidentemente il Liverpool non ha in mente Chiesa. Partendo da questo presupposto, pur essendo, devi innanzitutto darti una bella regolata in assoluto, poi devi cercare, diceva bene Massimo, e Allegri la conosce bene la storia, non sei ancora al 100%, sei ancora giovane, sei sicuramente un calciatore di talento, però in questo momento sta facendo tutto tranne che sta giocando contro se stesso, perché anche voler fare le bizze, nel vero senso della parola, restare un anno per poi andare via a parametro zero. Ma quest'anno come ve lo immaginate? Io, qualora secondo restasse me, la Juventus, la separata in casa, la Juve sfrutta le sue prestazioni fino all'ultimo, come il Milan ha fatto con Donnarumma e che sì, come ve lo immaginate? Devi sfruttare un giocatore come Chiesa, se rimane, obbligatoriamente, perché comunque è un talento. Però mi collego a quello che ha appena detto Furio, cioè c'è qualcosa che si è incrinato nell'ambiente, perché il ragazzo che dopo una stagione come quella che ha avuto, dopo l'infortunio, la Juve giustamente, ci mancherebbe, l'ha aspettato, l'ha curato, ha anche sopportato quelle che certe volte erano i suoi non me la sento, non fisicamente ma psicologicamente. Sì, cioè, si dice che la storia del dolore fosse un po' bassa. Bassissima, e detto questo, alla fine della stagione lui va a chiedere un congruo aumento di stipendio. Io che un po' l'ambiente lo conosco, e chiedo a Massimo, che lo conosce molto meglio di me, sa come la Juventus reagisce quando qualcuno va dai dirigenti, dal presidente, dal direttore a dire io voglio. Non è vista bene questa cosa da nessuna parte, ma la Juventus in particolare. Sei d'accordo, Massimo? Sì, no, allora sono d'accordo su tutto quello che hai detto. Insomma, ribadisco, io parlando con Allegri, ho anche capito che dietro la situazione Chiesa c'è non solo il procuratore, ma c'è una famiglia, e che non è solo il papà, ma anche la mamma ha il suo ruolo in questa situazione. Quindi è un ragazzo che probabilmente viene, tra virgolette, gestito un po' e consigliato un po' da tante parti. Se però un allenatore che vive il giocatore giornalmente, quotidianamente, non solo alla domenica quando c'è la partita di campionato, ma anche durante la settimana, e ti dice che non è ancora ritornato il giocatore di prima, significa che, insomma, io credo che Allegri non sia proprio l'ultimo degli scemi, no. Anzi, è un allenatore di Serie A con una notevole esperienza, e ha capito che c'è qualche cosa che non va. Per questo la Juventus ha sicuramente fatto una valutazione che l'ha portata a offrire comunque determinati soldi, io reputo anche importanti, e che se però Chiesa rifiuta e rinuncia, è probabile anche che ci sia qualcuno dietro che gli sta dicendo aspetta, che magari arriviamo noi e te ne diamo di più perché arrivi a parametro zero. Questa è un mio pensiero, certo, indipendentemente da cosa può valere oggi il giocatore.
però entra anche lui entra a essere soggetto alle dinamiche di mercato, perché ormai viaggia così la barca. Che ci perde di più però? In questo momento secondo sembra me, più Chiesa che abbia il coltello dalla parte del manico. Ma io no? Tra l'altro non sono d'accordo col mio amico Ezio, perché dice no, ma non si può prescindere da Chiesa, è bisogna, ma una volta si chiamava il musone, quello che rompeva le scatole nelle squadre e nelle società e soprattutto nello spogliatoio. Tu stai ricostruendo a fatica e soprattutto con grande dispendio di energie economiche una squadra dove è cambiato l'allenatore, dove l'allenatore non vuole Chiesa palesemente. Abbiamo e capito. Quindi se partiamo dal presupposto che tu hai preso, tu Juve hai preso Thiago Motta, già ci sono almeno per il momento delle situazioni un po' particolari nel mercato, e in più lo costringe a riprendersi Chiesa, e allora non andiamo bene. Io ti dico, sempre parlando con grande rispetto, perché stiamo parlando di un lavoratore, certo, che guadagna 500 mila euro al mese, io lo metterei, diciamo, in una situazione, non so, adesso il mobbing non, grazie a Dio non mi è mai successo e non, ci sono dei contorni che forse non capisco, però gli dico, guarda Chiesa, tu, noi ti diamo, come si faceva una volta, ma ti dico, sono estremo, un allenatore professionista, un medico, un preparatore atletico, vai a Vinovo, che esiste ancora, mi sembra che si allenino il settore giovanile. O forse fai il tuo lavoro, sei un giocatore, pensaci e poi vediamo, ma lo farei da adesso, però Furio, non aspetterei. Io non ho detto che sia indispensabile, io lo terrei perché lo reputo un talento. Sono affezionato perché mi affeziono a tutti i giocatori della Juventus. E poi aggiungo per te, tu dici, per prendere Nico Gonzalez, Adeyemi o Galeno, io preferisco Chiesa. Ah, ma tutta la vita, dai, ma penso... Chiesa però. Non questo, ma se riesce a recuperare una condizione fisica... Se l'allenatore non vuole vederlo, scusami, io un po'... pensare che un allenatore come Thiago Motta ti dica... Non voglio vedere gioco un giocatore come Chiesa. Ho capito, se ma poi la società lo gli dice, dimostrando. Questo è un rompiscatole. È venuta fuori da tanto tempo e continua a essere confermata questa voce. Io sono d'accordo con te, anche a me sembra strano. Molto strano. Però è una voce che io chiederei. Cioè, manca solo che ce lo dica lui. Non voglio dire ai 20 allenatori di Serie A, ma dico agli 8 allenatori delle top squadre, chi non vorrebbe nelle proprie fila un giocatore come Federico Chiesa. Ma l'allenatore della Juve, tu non devi vedere gli altri perfetto. Allenatori. L'allenatore della Juve ragiono, non vuole Chiesa. Però io non è che ti dico senza Chiesa non vivo più, perché ho visto passare Del Piero. Ho visto passare Zidane, ho visto passare Platini. Non sono paragonabili a Chiesa no, adesso. Ma questo per dirti che ho appunto forzato i nomi perché sono passati. È il primo agosto e di 18 giorni, 17 giorni dall'inizio del campionato, Chiesa non ha fatto nemmeno un minuto. Cioè Chiesa non è stato preso in considerazione dall'allenatore. È appena tornato come i brasiliani, perché si è sposato, ha avuto il matrimonio. Però ogni qualvolta gli viene posta una domanda a Thiago Motta su Chiesa, lui nicchia clamorosamente. Se ne va da un'altra parte. Ma lì perché probabilmente ha delle direttive anche societarie. Notizia di oggi, ragazzi.